Ehi!
Ancora 10 minuti e saremo in piazza a fare come previsto, capo. Grandioso, Ambrogio. Oggi è un gran giorno, ragazzi. E lo sapete perché? Perché fra pochi minuti concluderò l'affare più grosso della mia vita. Non lasciatevi sfuggire un uomo come me, fanciulle. Tu sì che sei un vero mazzo. Mi ingrifiaghi. Capo, avanta qualcosa anche per me, vero? Tranquillo, Ambrogio. Appena ho finito qui con loro due, verrai qui tu con no, me. Non intendevo. Niente ma. A pochi minuti farò una firmetta. Dopodiché diventerò uno degli uomini più ricchi d'Italia. Ma che dico d'Italia? D'Europa! Ma che dico d'Europa? Del mondo! Ah! Che ladro che sei! Ma arrabbi! Ancora 10 minuti e siamo arrivati, capo! Perfetto, Ambrogio! Perfetto! Luglio, qui a Piazza Affari, Agamennone, il magnate della finanza, ci stupirà per l'ennesima volta, firmando un contratto che gli frutterà 1.000 milioni di miliardi di euro. Tra pochi secondi comparirà l'auto dell'uomo paragonato a Brad Pitt, questo secondo il settimanale Cioè. Eccolo! La folla è in delirio! Questo è un momento da immortalare! Sono commossa. Passo per l'uomo, un grande passo indietro per l'umanità. Ermolina, non passo oltre! Che siete? Come da Dio! Tu, Cleopatra! E chi sarò, Giovanna d'Arco? Sono qui per porre fine a tutti i tuoi sogni di gloria! E chi sei? Calamity Jane? Wonder Woman? Molto, molto meglio. E comunque una che è stanca! Di tutti quei soprusi, tutti oggi sapranno chi sei! Te la ricordi questa? Sì, devo già averla vista da qualche parte. Parlo di questa. No, la mia pagella! Signore e signori, e ditemi, può un mago della finanza avere una pagella del genere? No, costui è un impostore e questo lo dimostra! Arrestatelo! Maledettissimi anni se sono qui grazie a lei, ma uscirò di qui e nel frattempo devo solo pensare a fargliela pagare. Non vedo l'ora di... Ehi tu, ehi,
Dico a te, pirla. Vieni fuori, Iliacco, dove sei? Attento a come parli, Mocesetto. Potrei essere anche tuo padre. Se, al massimo potresti essere mio nonno. Mi chiamo Rifono, figlio di Diego, il domestico, che è figlio di Guglielmo, il maggiordomo, che è figlio di Augusto, il lavorante, che è figlio di Dio. Senti, Isacco, vedi di darci un taglio. Perché? Dove devi andare? Devo pensare. Lascia stare, non ne sei capace. Ma Rev no, che c***o di nome è? Rev, io lo uso anche come codice fiscale. Dimmi, Rev no, perché ti trovi qui? Vedi, caro, mi è sfuggito il tuo nome. Perché te l'ho detto. E perché non me l'hai ancora detto? Perché non me l'hai chiesto. Agamennone. Agamennone? Beh, non è che il tuo nome sia poi così figo. Vedi, Agamennone, la mia generazione ha sempre fatto parte della servitù della villa Watson. Elementare. La villa di Cleopatra Watson. Quella maledetta vipera. Ma perché? La conosci? Ma certo, è per causa sua che sono qua. E adesso mi devo fare 5 anni in gattabuia. Un lustro intero. Dov'è? Lascia perdere. Senti, ma perché la pagella? Avevi dei brutti voti? Beh, non ero una cima. Diciamo che avevo un ottimo 6,5 in condotta. Ma sei proprio un sommario completo. Ma che voti avevi? Ai miei tempi? Ai tuoi tempi non esisteva la scuola. Comunque ti capisco. Vedi, quando lavoravo da Cleopatra, mi sottopagava e a volte non mi pagava nemmeno. Dacci un taglio, vecchio. Ok, ok. Immagino che vorrai vendicarti di ciò che ti ha fatto. Ascoltami bene, Agamennone. Posso svelarti in che stanza si trova la cassaforte nella cui cella si trovano le pagelle? No! E invece sì. Ma dai! Ti ho detto di sì. Però, ma sei scemo! Ma è una cosa bella? Adesso capisco perché sei in galera. Davvero? Ascoltami bene, Agamennone. Avendo vissuto e avendo lavorato per lei per molti anni, conosco a memoria le sue abitudini e la sua casa. E parliamoci chiaro, fino a quando lei avrà in mano la pagella della tua seconda elementare, tu sarai in suo potere. Devi cercare di portargliela via. In fondo tu sei ladro professionista. Hai sempre rubato come non mai. Ma, no, come mai sei finito in gattabuia? Con una cauzione saresti fuori in 24 ore. Beh, tu conosci bene Cleopatra. Appena sbagli, lei non ti perdona. Una mattina mi sono svegliato tardi e sono arrivato tardi al lavoro. E per questo mi ha fatto sbattere nel braccio della morte. Hai capito? Ma non ti interessa la piantina di casa sua? Perché mi deve interessare la piantina di casa sua? Non possiamo andare da un fiorista qualsiasi. Adesso piantala. Mi serve un vaso. No, ti serve un cervello. Quando uscirai di qui, ti dovrai accerchiare di persone fidate. Un gruppo di pazzi almeno quanto te. E ricordati bene, devono essere dei professionisti in gamba. Ma a questo ci devi pensare tu. Ora ascoltami bene. Sono tutte orecchie. Ancora a rimuginare su quella ormai inutile cartina. Sai già tutto ciò che devi sapere. Cos'altro cerchi? I piani vanno studiati 100, 1000 volte. Devi essere sicuro che siano efficaci. Ricordatelo. Rev no. Hai già pensato chi chiamerai quando uscirai di qui? Ma mi manca ancora qualche nome. Ma ci penserò domani mattina al bar Aurora. Davanti a una buona tazza di caffè caldo. Bravo, fai bene. Avanti, Mogi, sei libero. Ma vada via i chap. Un anno di buona condotta. Non l'avevano dato a nessuno. Neppure al figlio del secondino, che era entrato qua per spaccio di stupefacenti. Caro mio, lassù qualcuno ti pesa. Ciao. Scusa, ma tu chi sei? Dov'è il secondino?
Sono io, non mi riconosci? Mi hanno promosso, sono diventato terzino e gioco sulla fascia. Va bene, andiamo a Pelé, va. Beh, su, dai. Succo di pomodoro condito, ma senza basilico. Non troppo denso. Con due cubetti di ghiaccio. Anzi no, facciamo tre. No, anzi senza. Presto, telefono. Mi raccomando, a temperatura ambiente. D'accordo, ve li porto subito. Chi è che continua ad andare avanti in brio con che la porta lì? Cameriera? Sì? Mi porterebbe un caffè macchiato con doppio zucchero di canna, senza panna, un goccino di grappa e naturalmente decaffeinato. Ma certo, sicuramente. E mi dica, il latte lo vuole a parte o devo farlo io? Faccia lei. Arrivo subito. Ma ciao! Laerte, quante volte ti devo dire che devi travestire la voce e i movimenti? Come hai fatto a riconoscermi? Ma ti sei visto? Vabbè dai, poco male, il travestimento dura solo fino a questa sera, quando devo prendere l'incasso della chiusura. Laerte, tu... Sì? Dovresti essere una donna. Ah già. Senti, tornando all'incasso, la cameriera di cui hai preso le sembianze, dov'è che l'hai nascosta? Non è che adesso tutto d'un tratto appare misteriosamente ti vede travestita da lei? Non ti preoccupare, non ti preoccupare, è tutto sotto controllo, la cameriera non torna mai dalla cucina. Zucchero. Grazie. Ecco a lei il suo caffè. Grazie, grazie, che velocità. Ah sì, sai, ero un attimo in cucina, piatti, bicchieri, bisogna sempre tenerli puliti. Per fortuna che il cuoco mi ha dato una mano. Oh, ma che bello, ciao. Hai visto che figo? È tuo, ciao. Sì, è mio. È proprio bellissimo. Mm-hmm. Hai visto? Beh, comunque sono 1,20€. Posso passare dopo io alla cassa? Ma certamente. Grazie per essere venuto e arrivederci. Sei sempre il solito. Tutto sotto controllo, eh? Dai su, qualche errorino ci può stare. Tacca mica, eh? Non per quello che ho intenzione di fare. Perché me lo chiedi? Perché tu farai parte della mia squadra. E chi ti dice che accetterò? Laerte? Vuoi far parte della mia squadra? Ci sto, ovviamente. Sono ancora indispensabile, vero? Stai attento, trasformista. La mia pazienza è un limite. Poi, errori come quelli che ho commesso stasera non li toglierò. Guarda che io sono ancora migliore in questo campo. Non ne dubito. Il tuo travestimento era perfetto. Ma è tutto il resto che fa schifo. Adesso che ci penso, inizio a preoccuparmi. Ma sei sicuro di riuscire a fare ancora il tuo mestiere? Certo. E te lo dimostrerò. Sono ancora capace o no? Diamine! Sei sempre migliore, non ho niente da dire. Bene! Ora vuoi trattarmi da adulto e dirmi che cosa hai intenzione di fare? D'accordo, ma... potresti riprendere le tue sembianze, sai, mi sento un cretino a parlare da solo. Come preferisci! Eccomi nel mio stato naturale. Forse era meglio che rimanevi travestito. Porco? Lasciamo perdere. E adesso ascoltami bene. Ti ricordi di una certa Cleopatra Watson? E come potrai dimenticarla? Dovevo effettuare
Un furto a casa sua? E mi ero travestito da donna. Mm-hmm. E sai di chi era la casa? Di una certa Cleopatra Watson. Teneva rinchiuso un gorilla in gabbia. Sai cosa ha fatto? Mi ha rinchiuso con lui. E che per sopravvivere ho dovuto fare il gorilla femmina. Che umiliazione! Adesso potrai vendicarti. Non nel senso che diventerai tu il gorilla maschio naturalmente. Ascolta bene quello che dobbiamo fare. E come hai capito che ero qua? Dove lo vuoi trovarlo? Strappamutande, se non in un negozio di vestiti. In effetti anche questo è vero. Ma ti hanno liberato. Ascolta, ma dovevi proprio strapparmi anche le mutande? Delle volte non so proprio resistere. E poi lo sai che sono l'unico in grado di farlo senza che tu te ne accorga. Me ne sono accorto che non me ne sono accorto. E se sbagliavo e te ne accorgevi? Mi accorgevo che mi strappavi le mutande. Eh? Comunque, senza perdere tempo, dimmi perché mi stavi cercando. E cerca di fare in fretta, perché qua se mi beccano, mi mettono dentro sicuro come l'oro. Ci sarebbe un colpo da fare. Pronti? Ma sei impazzito? Perché? Me l'hai detto tu di fare un colpo. Comunque, adesso smettila di fare l'idiota. Ti ricordi di Cleopatra? Cleopatra! Ma certo che me ne ricordo. Ho cercato di rubarle il reggiseno in seconda elementare. Mi hanno cattato e mi hanno sospeso per 15 anni. 15 anni. Se sono rimasto ignorante è sicuramente colpa sua. Sì, vabbè. Non è che eri una cima, eh. Vabbè, dobbiamo per forza precisare tutto. In effetti questo è vero. Comunque, quella strega comanda color mi ha rubato la pagella di seconda elementare e mi ha sbattuto dentro. Il mio piano è quello di andare a recuperare la pagella e fargliela pagare. Hai assolutamente ragione. E quant'è che costa? Cosa? La pagella. La pagella? E non devi fargliela pagare. Ma io non devo vendere niente. Forse non ho capito. Non devi vendere niente. Non sai quanto costa e la dobbiamo anche rubare. Ma cosa stai dicendo? Ah, non lo so, sei tu che hai cominciato. Adesso, però, la smetti. La smetto. Che carattere brutto. Volevo solo vedere se avevi la situazione in pugno. E non è che siamo solo io e te. Tu non ti preoccupare, fatti solo trovare quando ti chiamerò. E al resto ci penso io. Va bene, ci sarò. Ma soprattutto gliela faremo pagare. Esatto. Capisco, dovrebbe essere qui. Ma... No!
Mi devi una birra, caro mio. Ti devo una birra? Che faccia tosta ho! Ti ricordo che dopo quel colpo sono finito in galera per ben 5 anni della mia vita. Una birra se il colpo fosse andato a buon fine. Questa era la scommessa. Il tuo buon fine non coincide col mio concetto. Dal colpo abbiamo ricavato un sacco di soldi. E da quello che vedo ne è ancora abbastanza, visto che la tua ricompensa era piuttosto cospicua, no? La scommessa era che ci trovassimo in salvo tutti e due, col malloppo e a casa propria. Non essere così formale. E poi non sono venuto qui per questo. Sono venuto qui per farti un'offerta che non potrei rifiutare. Offerta? Le conosco bene le tue offerte, eh? E sentiamo, cos'è questa volta? Un altro furto? Esatto. Non accetto. E invece accetterai. Ma prima voglio spiegarti un po' cosa devo fare. E soprattutto, dai, a chi? E che questa volta, eh? Un tuo concorrente di affari, un tuo rivale poderoso, o uno che ti sa antipatico? No, 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 non dirmelo, tua suocera! Ti viene in mente qualcosa se ti dico 8 frutta secca? Ancora Cleopatra! Pensa che una volta voleva costruire una macchina che seccasse tutti i tipi di frutta e ortaggi! Di ortaggi! Per farli di pesare di meno al chilo e pagarli a un prezzo inferiore. Mentre io ero a favore della coltivazione naturale. Me ne ha messe di bastoni tra le ruote. Comunque, la mia scommessa l'ho già fatta in precedenza. Quindi, non accetto! Ti ricordo, caro mio, che tu sei l'uomo del monte. E l'uomo del monte, alle mie proposte, risponde sempre... Non vorrei mica! Quindi ora ti farò la domanda. No, non farmi nessuna domanda! Uomo del monte? Vuoi unirti alla mia banda per rapinare Cleopatra? Cosa rispondi, uomo del monte? L'uomo del monte ha detto sì! Bene, bene. Mi hai fregato, maledetto. Lo so. Io li conosco i miei polli. Dimmi almeno... perché vuoi rapinarla? Vedi, caro, Cleopatra mi ha rubato la pagella di terza elementare. Oh, ma è terribile! Esatto. Pensa che una volta mi ha fatto solo vestire con una foglia di fico. Conoscendo Cleopatra non mi sembra una cosa nemmeno tanto grave. Sì, ma d'India! Ah, beh, Cleopatra non scherza. E va bene, ti aiuterò. Sarà un piacere vendicarmi di lei. Almeno dimmi cosa hai in mente. Ascolta bene. Signori, come ho potuto constatare mio malgrado, le vostre capacità non sono affatto diminuite. Tuttavia, non mi basta. Ma che cosa intendi dire? Intendo dire che un conto è agire a freddo, nella calma, nella serenità, nella pacatezza, nella tranquillità, nella placidità. Sì, dai, smettila, eh! E che palle! Pirla! È un conto! E agire con la polizia alle calcagna, con il tempo che incombe e con tutto ciò che può rovinare il nostro piano. Pertanto vorrei verificare che le vostre capacità in tutti questi anni non si siano arrugginite. Non capisco come tu possa dubitare di me! Già, che ingrato che sei! Ve l'ho detto, è solo una verifica. E non ti bastava come mi sono presentato? Verte, non fare il polemico. Poi, chi ci assicura che tu hai ancora quel sangue freddo per quel genere di cose? Sì, abbiamo bisogno anche da te una prova. Cosa? Voi volete una prova da me? Certo, ne abbiamo tutto il diritto. Mm-mm. In fondo, anche noi rischiamo la vita in questa missione. Guardate, stolti.
qualcosa in contrario? Stiga! Meco! Limo! E se non vi basta? Bene signori, adesso veniamo a noi. Le capacità di Laerte le potete già constatare. Adesso torniamo a Bucefalo e a Otello. Laerte, ma ti dovevi proprio travestire così? Vabbè, che c'è di male? Entriamo, va. Ricorda, 20 vestiti in meno di 10 secondi. Compreso questi? No. Vabbè, sarà un gioco da ragazzi. Vedremo. 2, 1, vai! Si comincia! Bucefalo! Fatto! Ah, a proposito, bello scherzo, eh? Brutto! Dovevo essere sicuro! Non trovate che la divisa mi dia più fascino? Lasciamo perdere, va! Forza! Conta! Va bene, mi fido! Ah! Ok, Otello, adesso tocca a te! Ricorda, 28 frutti in meno di un minuto. Sarà un gioco da ragazzi. Vedremo. In ogni caso, qualunque cosa succeda, ci troviamo dietro quell'angolo. Sei pronto? Va bene, capo. Vai. Buongiorno. Buongiorno. Pomodorini siciliani! Qua! Buongiorno, buongiorno! Ma che ci fate voi qua? Scusi, ma quelle pesche là in fondo da 1 euro al chilo, ma non le sembrano un po' care? Senta, ma qui vedo che è del Monte Acutello. Ma è proprio Acutello? Ma mi scusi, ma le fragole 1 euro al chilo, ma insomma, ma non le sembrano un pochino care? Io devo rispondere! Mi scusi! Ma... Sì? Ma si ricorda quella pubblicità? Come si chiamava? Quella dell'uomo del monte. Cos'è che diceva nella pubblicità? L'uomo del monte ha detto sì!
E quelle mele? Ma lei è un ladro! Perché lei no? Con questi prezzi. Fermati! Oh. Andiamo, ragazzi. Carotello, mi dispiace, ma mi hai deluso. Già, ci hai deluso. In questo modo non potrei più far parte della squadra. Già, della squadra. E smettetela voi due. Invece di parlare, se fossi in te, controllerei un po' nelle tasche. Fresca, dammi la tutta fresca, se non c'è posa mosca. E questa albicocca siciliana, dove la lanciamo, eh? Mua. Sei un gallo, secondo me hai proprio passato la prova. Mua. Quanto mi fai soffrire in me, sì. Bene ragazzi, se siamo giunti fino a qui, vuol dire che siamo pronti per fare il colpo. Perciò, come ultima prova, ci addestreremo per fare una rapina. Grandioso capo, e dici il piano. E poi fai cominciare a me, per favore, mi sento troppo in forma. No, tu sei destinato a un compito molto più importante. Prima spiegaci che cosa dobbiamo fare. Vedi che sei un cottechino. Se dobbiamo fare una rapina, secondo te, quale mai potrà essere il nostro scopo? Dobbiamo spiare qualcuno? No, devi versare 15.000 euro sul mio conto corrente. Davvero? Dai, adesso basta fare l'idiota! Piuttosto, preparati, visto che sarai tu il primo ad entrare. E voi altri, adesso ascoltatemi bene. Ah, ma cosa vedo nei miei occhi? Ah, uova di coniglio! Perché? Se sei sempre rubato io! Ma fai le figarenti, tu! Sei io! Mi ruba! Mario! In me io! La fatica è femminile! Dai, parla! Ma io! L'uomo del monte ha detto sì! Ci sei cascato ancora, Otello! Fermi tutti! Questa è una rapina! No! Cetriolo! Sì, ma questa è una... Arancia! Un'arancia. Ha ragione, però aspetti! Questa è... Oh, signore... No, aspetti. Però questa... Ma Otello, ma non dovevi essere tu a portare le pistole? Ma capo, lo sai che non mi piacciono le armi? Fermi tutti, polizia, siete in arresto! Oh, mamma! Fermi, guardati! Forza, camminate! Che umiliazione. Dentro. Lo sapevo che andava a finire così. Ma dove è finito Laerte? Sono qui. Avete visto che vi ho salvato? Ma sei un grande, Laerte. Meno male che ci sei tu, altrimenti eravamo nei guai. È tutta colpa tua, Otello. Otello, non devi dire di sì tutte le volte che ti fanno una domanda. Hai rischiato di rovinare tutto. Sei un deficiente. Ok ragazzi, adesso ascoltatemi tutti. Dici capo. Bucefalo, tu ti occuperai dei codici per la cassaforte. Ok. Otello, una volta che saremo venuti in possesso dei codici, dovrai occuparti di aprire la cassaforte. Agli ordini capo. Laerte, tu sai già cosa fare. Certo capo, e ricordatevi, la casa è sorvegliata da telecamere ovunque. E ci sono anche dei mercenari pronti a tutto. Wow. Ah, piacere intenso. Che belli quei momenti quando torturavo i miei nemici. Ah! Ah! Piacere. Pietà, che lo
enormi! Ma sono enormi! Ma tu sei bucefalo! Lo strappamutande! Ma tesoro, ma chi se lo ricordava che avevi un fondoschiena così grande? Per me devi fare una dieta. Oh, ce l'ho, ce l'ho! Guardie, venite! Prendetelo! Ha preso i codici! Chi è che c'è in testa? Schumacher! Grazie! Lasciami, bastardo! Lasciami! Bastardo! Ecco mio padrona, i suoi codici. Non lo sai che è impossibile scappare dalla casa di tuo padre? Ci sono telecamere dappertutto. Poi a sorvegliare siamo noi, reduci della guerra del Golfo, del Vietnam, della prima guerra mondiale, delle crociate, di Pearl Harbor. La Madonna! Zitto tu! È la cassa forte più complicata che avessi mai visto. Sembra un frigorifero, eh? Chissà come faccio a sapere a Agamennone che le dannate pacelle erano nascoste nel frigorifero. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Less conversation, a little more action. Honest aggravation, satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. And close your mind and open up your heart. It's a good time. It's a good time. Hey! Sono io. Indovina. Laerte. Indovinato finalmente. E questi? Cosa sono? Mi hai fatto spaventare. Era ora che mi portassi questi benedetti codici. Mamma mia, siete sì nervosi. Ma la vera Cleopatra dov'è? Non lo so. E i soldi? Te li ho portati in titoli. In titoli? Sì, in box. E chi è che rompe ora? Pronto? Ciao Cleo, non saluti un tuo vecchio amico. Agamennone? E chi poteva essere se non tu? Dimmi. Non ti sembra che stai facendo un po' troppo male al mio amico bucefalo? E questo non è niente, aspetta e vedrai. D'accordo, ascoltami bene. Non ho tempo da perdere, dimmi cosa vuoi. In questo momento c'è uno dei miei uomini che sta prendendo la pagella dal tuo frigorifero. È impossibile, non hai codici. Mia cara, ti assicuro che lo sta facendo. E se vuoi saperlo, ti assicuro che gliel'hai dati proprio tu. Guardia, guardia! Richiama la tua guardia, non ci provare, non sto scherzando. Fermo tu! Vieni! A chi hai consegnato le mie mutande? Ma lei è mia padrona! Stupido! Era Laerte travestito da me! Ok, Agamennone, parla!
cosa vuoi? Come tu ben sai, dentro nella cassaforte non c'è soltanto la mia pagella, ma anche la tua. E sappiamo entrambi che i tuoi voti facevano schifo quanto i miei. Come fai a sapere tutte queste cose? La mia pagella! Evidentemente non ti rendi conto che in tutti questi anni ti sei fatta molti più nemici di quanto tu potessi credere. È stato Rafno, il tuo ex maggiordomo. Bravo, fai bene. Schiavo incapace, mi ha tradita! Su via, Cleopatra. Dopo tutto quello che gli hai fatto, era inevitabile che si vendicasse. Adesso ascoltami bene, non mi va di giocare. Dentro il frigorifero Otello ha nascosto una bomba. Maledetto, me la pagherai! Ora il mio uomo uscirà. Tu lo lascerai andare insieme a Bucefalo. E se non lo farai, io farò esplodere la bomba. E tu potrai dire addio alla tua splendida pagella di terza elementare. No, la mia pagella no! Invece sì, quando saranno salvi, io scenderò in cucina. Prenderò solo la mia pagella. La tua la lascerò dentro. Poi uscirò anch'io. E tu mi lascerai andare. Se tenterai in qualche modo di fermarmi, farò esplodere il frigorifero con dentro la tua pagella. Ma quindi vuol dire che sei in casa? Certo che sono in casa. Mi hai preso per un ladro qualunque. Va bene. Ok, Agamennone, per questa volta hai vinto tu. Ma ricordati, me la pagherai! Guardia, libera il prigioniero! Cleopatra! Dai, vieni su! Alzati, tu! Tu vattene via! Andiamo! Oh, ma cos'è? Fermi voi due! Caro Otello, conosco il tuo segreto e adesso lo userò a mio vantaggio. Dimmi dove si trova Agamennone! Ah, che stupida! Tu puoi rispondere solo con un sì o con un no. È Agamennone sul tetto della mia casa? Devo rispondere! È sul tetto della mia casa? No, ma non ce la faccio! È sul tetto della mia casa? No! È sul tetto della mia casa? È Agamennone sul tetto della mia casa? Devo rispondere, non ce la faccio! L'uomo del monte ha detto sì! Guardia, vai, presto, sul tetto, subito, prendi Agamennone e portamelo vivo! Su, forza! Fermo tu, fermo! Perché ti ostini tanto? Perché vuoi farti del male? Lo sai che sono invincibile! Portateli via! Guardia, vai a vedere se c'è qualcuno in casa, controlla! Ho già controllato, mio padrone, non c'è nessuno in casa. Ok, andiamo. Ma tu... tu non sei Agamennone, sei Laerte, il trasformista! Ma come hai fatto a riconoscermi? Autista, autista! Ci hanno ingannato, fermati! Non credo che eseguirò i suoi ordini, padrona dei miei stivali. E li ho anche liberati. Ragazzi, prendetela! Dai, dai! Aiuto! Tenetela! Ci penso io a legarla. Non muoverti! Stavolta la tua carriera è davvero finita! Carissima! Ti do un consiglio. Non tenere le banane nel frigo perché rischiano di andare... Ambrogio. Thank you.
Thank you.
sentire.